viste le tante richieste che mi sono arrivate di tornare nella zona delle supercar, eccomi di nuovo nell'altro padiglione dove parto dalla collezione delle Porsche, che sono tutte rosse quest'anno. C'è dalla Cayenne alle classiche 911. La scelta del colore è singolare. E la passeggiata continua tra le McLaren. Io naturalmente sono stata qui alla preview di martedì mattina, dove sì, c'era tutta la stampa, c'erano tante persone, però in questi giorni, specialmente quest'ora, è la più congestionata. Tantissimo pubblico. Ecco, il fatto che i bambini vanno gratis, tantissimissimi bambini. Ecco qua una carrellata della McLaren con lo sportello aperto, così possiamo sbirciare anche l'interno. Qua ci sono gli addetti che puliscono in continuazione sia le macchine che i recinti di cristallo. Recinti di cristallo perché non tutti sono autorizzati ad entrare all'interno. Questa è la Bentley, quella è stata presentata da poco, quella dorata, una super berlina di lusso. Aperta, vi faccio vedere questa qua che è notevole. Affollatissimo di sheik il reparto Aston. Magari vi faccio un giro così diamo un'occhiata dentro il recinto, dove ci sono guardate questo particolare della Aston Martin. Se mi piace oppure no sta macchina. Se prende una buca siamo fregati.
sono più leggibili. Modello Vanquish. La massima velocità, da 0 a 100 in 4 secondi, insomma. Qua non ci crederete, ma c'è pure il mercato dei badge, perché ci sono quelli dei normali visitatori, quelli dei visitatori speciali, e poi ci sono i VIP, poi ci sono i golden, insomma tutta una serie di differenti features, probabilmente che sono legate indissolubilmente al conto in banca dei proprietari. Allora, eccoci qua alle Ferrari, di nuovo. La Ferrari che è stata presentata nei giorni scorsi è quella che vedete qua, quella bianca. Le Lamborghini, la Lamborghini Aventador, che è la grande attrazione di questo Dubai Motor Show.